Ciao, oggi continuiamo a parlare di Digital Detox, un tema importante soprattutto se si considera che siamo entrati in un nuovo decennio e che questo decennio porterà sicuramente tanti cambiamenti, cambiamenti ai quali dobbiamo abituarci ma che dobbiamo cercare di vivere con responsabilità e con consapevolezza per evitare di essere sopraffatti. Da questa idea nasce Digital Detox, un progetto che stiamo portando avanti con diverse scuole. Adesso ascolteremo la preside del Liceo Artistico Sabatini, Esther Andreola, e Daniela Pastore, esperta di comunicazione. Digital Detox, gruppo Iomine, Liceo Artistico Sabatini Menna, 4 scuole che collaborano per sostenere la formazione dei nostri giovani e farli entrare in modo consapevole nel percorso della tecnologia che è diventata ormai dominante. Quindi formare i ragazzi ad un uso consapevole del cellulare e dei sistemi informatici in generale, delle nuove tecnologie, ma contemporaneamente rendersi consapevoli che l'uomo è emozione, è arte, è linguaggio, è mano, è formazione dell'interiorità, per cui questa esperienza darà una grande forza e una nuova consapevolezza ai nostri ragazzi, perché permetterà di unire la parte logica e la parte creativa nell'unità di una scelta dei nostri giovani. Digital Detox significa avere un uso consapevole dei dispositivi digitali. Non è disintossicarsi, ma come sarebbe terminologicamente la traduzione dall'inglese all'italiano, ma significa convivere con la tecnologia, quindi utilizzarla, usarla, ma non abusarne. Oggi siamo un po' colonizzati dal punto di vista dell'attenzione. Quello che noi dobbiamo recuperare è l'emozione, quindi il rapporto anche diretto con le persone, anche con altre forme, non necessariamente con un like o con una foto che ci riguarda, ma la felicità è anche altrove. Ecco, quindi ritorniamo un attimo a quelle che sono le emozioni antiche. Quindi è vero che la tecnologia ci fa vivere meglio, ma non dobbiamo subirla. Abbiamo ascoltato alcune protagoniste di questo progetto di Digital Detox, un progetto che riguarda i giovani, ma riguarda anche le persone adulte, i genitori, i professionisti, imprenditori, i lavoratori, riguarda tutti quanti noi. Per questo ne parleremo ancora, perché abbiamo voluto investire in questa area che riteniamo critica e importante per tutti noi.